Ragazzi, Buonasera, buonasera a buonasera a tutti. tutti. Benvenuti. Ingresso esplosivo, E chi se la toglie più dalla testa? Sì, la stasera. Eh già, siamo Top. partiti carichissimi. Ragazzi, top. La Questa canterò per sarà 5-6 giorni ormai. esatto. Allora, Ivo ci raggiungerà tra Pochissimi. pochissimi minuti. Quindi, innanzitutto, salutiamo tutti. Grazie ragazzi. Grazie di partecipare. Grazie, grazie, grazie. Ho Ciao a visto già sono arrivati tutti. parecchi commenti, quindi insomma noi siamo felicissimi. Io Vestito sono con Giacomo. sì, per le grandi occasioni. Guardate, Io infatti, si è vestito di tutto punto. ho detto mi sarei messo lo smoking, però insomma sembra un po' Ciao troppo. Federico, ciao Massimiliano, ragazzi, grazie per Sì, il vostro ciao supporto. Massimiliano, ciao Dimitri, ciao Antonio, Senta ciao. come se te fosse un domani. Ciao Allora, ragazzi, mi raccomando, tra poco arriverà Ivo, quindi Giustino, cercate ciao di condividere e Lorenzo. chiamare anche sul cellulare i vostri amici per Esatto. partecipare. Condividete, Abbiamo bisogno di condividete. tantissimi commenti. Bene, bene. Ciao Antonio, ciao Carlotta, quindi ci siamo quasi tutti. Bene, Allora, ragazzi. Ivo stasera starà con noi per rispondere a, innanzitutto parlerà un pochino di alcune cose, noi lanceremo un macro argomento, poi Ivo andrà da solo per la tangente, insomma, ne ha tantissime da raccontare. Voi potete fare domande, naturalmente potete inserirvi, fare delle domande. Cercheremo di selezionare delle domande perché, insomma, io vi assicuro che sentire parlare Ivo Sì, qualcosa vi lascia affascinante. così, quindi interromperlo è un peccato, Esatto. veramente, è un sacrilegio, va bene? Quindi, però cercheremo di fargli delle domande che voi porrete, quindi cercate di fare domande curiose, così insomma siamo tutti curiosi di sapere ancora di più sulla carriera di Ivo, ok? Grazie Massimiliano e grazie a Rinaldo che ci dicono che hanno condiviso. Grazie. Grazie ragazzi, siete Condividete questa fantastici. diretta adesso in tempo reale così le persone riescono a collegarsi Esatto, subito con noi. se condividete questa diretta in tempo reale sulle vostre home, naturalmente tutte le persone che sono i vostri amici potranno anche se collegarsi con Esatto, voi, vedere ok? perché non è da Quindi, perdere questa live. poi possiamo dire ad Ivo di entrare. Invitiamolo, dai. Tra Tra pochi poco. istanti avremo qui con noi Ivo De Palma. Non so voi, ma io l'emozione che ho in questo momento Federico sembra ci dice: tipo. sono uscito mezz'ora prima dal lavoro. Grande Grande. Federico, grande, così Bravo così, Federico, grande bravo Federico, Federico. grandissimo. Non Non avete avete idea idea dell'emozione che abbiamo in questo dell'emozione. Ho momento. cominciato a condividere la live, Comunque quindi posso dire una cosa prego. al nostro zoccolo duro, che siete tutti fantastici, Ciao ok? Marco. Grande Marco, Approvazione siete tutti grandi, veramente sono tipo azzerata. felice di... No, qualcosa mo dobbiamo dire, Ivo, se Lo esageriamo. so, però Grande ecco, Ivo, grande Ivo. mi vedo, quindi Buonasera, ci ciao, ciao vediamo. Veronica, Ciao. Andrea, i vostri nomi non li conosco, ma li leggo, per cui ciao Franz, ciao, oddio, chi c'è, Sei non qui. lo so, Fabio, Andrea, Veronica, ecco, Veronica, Esatto. me la ricordavo. Noi ci siamo già conosciuti sabato, Ah, e ecco. ti ricordi, Sì, sì, ti ha fatto sì, sì. l'intervista lei, poi sono subentrato un po' emozionato. Sì, infatti ti vedevo così che Esatto, non volevo ok. no, il campo lasciarlo libero. Allora, si apre questa diretta, ti ringraziamo innanzitutto della tua Grazie. enorme disponibilità, veramente, e Grazie io ho a voi parlato, dell'invito. beh, figurati, è il minimo, per noi è un vero onore, per tutti noi averti qui. C'era un ragazzo che prima ha scritto: sono uscito mezz'ora prima da lavoro per essere qui. Solo per Cioè, la live, esatto. secondo Ho me questa capito. Sì, infatti sto visualizzando adesso i vari commenti e quindi niente, ci sarà anche quello che... Ecco, c'è un grandissimo Ivo, grazie, benvenuto Ivo, grazie, un altro grandissimo Ivo, grazie. Vabbè, insomma. beh, insomma, non dico niente di non vero, insomma, Vabbè, lo sei un lascio dire a grande. voi, ecco. Ok, lascialo dire a noi. Allora, guarda, noi oggi volevamo fare una chiacchierata con te. Naturalmente, noi ti poniamo un macro argomento, poi tu lo gestisci come vuoi. Poi ci saranno magari i ragazzi, se ti vogliono fare delle domande Sì, in sì. live, magari tu rispondi senza problemi come vuoi.
Allora, il magro argomento fondamentalmente che poi abbiamo anche anticipato era su come ti sei approcciato al doppiaggio, perché magari molti ragazzi non lo sanno, dei Cavalieri dello Zodiaco, cioè come è iniziato questa favola che ci ha portato poi oggi a rendere, cioè ti ha reso un mito, ma poi no, tu hai sicuramente dato il tuo nella tua professione, con la tua carriera, hai fatto tantissime altre cose. E tantissimi altri personaggi, sia Certo, dei. però è vero che questo mi dà una particolare visibilità, tanto che se avessi fatto molto meno del resto, in ogni caso Pegasus mi darebbe la stessa visibilità, in effetti. Esatto, però tu poi Per naturalmente hai cui fatto posso tanto capire. altro e molti dei personaggi che hai doppiato, poi tra l'altro mi sono nel cuore, come a me, come anche ai nostri follower. Quindi ecco, come ti sei approcciato a questo doppiaggio? Come è iniziata questa favola dei Cavalieri dello Zodiaco? Come le migliori favole è cominciata senza che io sapessi che sarebbe stata una bellissima favola, perché venni convocato una volta e c'era questo nuovo cartone e Carabelli mi aveva distribuito su uno dei personaggi principali, ma noi non sapevamo ancora nulla dei Cavalieri dello Zodiaco in realtà. Per Certo. cui cominciamo questa avventura come si faceva allora, che di lavoro ce n'era tanto e insomma non dico ogni giorno, ma quasi c'era qualcosa di nuovo da fare e quindi facevamo senza in realtà sapere, non eravamo esperti dei materiali originali, perché all'epoca il Giappone era un interesse di pochissimi, non è ade come adesso che ho dei giovani allievi o giovani colleghi che sono laureati o laureandi in giapponese. Ai nostri tempi era assolutamente impensabile questa cosa. E quindi ho cominciato così, piano piano ho capito che insomma, effettivamente era una cosa piuttosto grossa e il personaggio che mi era stato affidato era effettivamente il protagonista assoluto poi alla fine. Qualcuno poi dirà di no, ma insomma la serie in originale si intitola Saint Seiya e quindi Seiya è lui, Pegasus, per cui. È chiaro che anche nelle intenzioni dell'autore ce n'era uno, come diceva la canzone, che vincerà alla fine, no? Ecco, e quell'uno è Pegasus, quindi c'è poco da fare. Per cui è cominciata co come anche altre cose, che siamo andati a farle e poi hanno avuto un successo e chi poteva immaginare che 40 anni dopo eravamo ancora qui a parlarne? Certo. Per cui tutto sommato è stato bello perché quindi all'inizio non c'era una sorta di ansia da prestazione, non essendoci la consapevolezza del successo che avrebbe avuto la cosa, eravamo anche tranquilli, abbastanza tranquilli tutto sommato. Abbiamo lavorato dando il meglio come al solito, con un direttore molto esigente, che però ci ha insegnato proprio a dare anche un'energia psicologica alle battute notevole, che all'epoca nei cartoni giapponesi non c'era ancora, diciamo, no? Per cui mi ricordo sempre quando ci diceva innerva, 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 che è questa cosa tale per cui non usi la voce piena, ma spremi comunque energia, e cose di questo genere. Nei cartoni giapponesi sono molto frequenti, figurati, nei Cavalieri assolutamente sì, però all'epoca nel doppiaggio italiano si faceva tutto un po' più alla Carlona, diciamo, no? Non era ancora diventato un repertorio che noi potessimo imparare anche a rispettare, no? Tutto sommato, nel senso che lo prendevamo un po' sotto gamba, erano le giapponesate per noi, no? E poi però piano piano, insomma, di lavoro di quel genere ne è arrivato molto, è stata una stagione assolutamente irripetibile, quella appunto dell'arrivo in massa industriale, insomma, in Italia, grazie alle televisioni commerciali del materiale giapponese. E io per fortuna avevo la voce e l'età giusta per approfittare di questo treno che passava, al quale mi sono aggrappato, Senti, ti insomma. volevo fare una domanda, ma molti poi ce lo chiediamo ancora oggi, no? Ma perché Pegasus? Cioè perché il nome di Seiya giapponese è stato rotto in Pegasus come quello dell'armatura? Cioè,
cioè per Ma velocità. perché all'epoca c'era meno rispetto dei contenuti originali e anche dei nomi che se erano troppo orientareggianti potevano disorientare il pubblico, poi considerate che c'erano anche da vendere i pupazzetti, le cose, eccetera, Certo, sono eccetera. dei Quindi costi ci volevano altissimi. dei nomi che non solo perché poi Immediati. il problema non è neanche il bambino, perché il bambino è una spugna e impara tutto, no? Il problema è che però chi è che va a spendere i soldi per il bambino in cartoleria? Magari la zia, il nonno, e se tu gli dici nonno, comprami yoga, il nonno, Il poveretto, nonno un po' si confonde. appunto, all'epoca non c'erano neanche i telefonini per cui uno magari telefona dalla cartoleria, senti, c'ho qui, sto pupazzo, e lui, no, non c'era questa possibilità, no? Per cui è chiaro che comprami Pegasus, comprami Crystal, è più Cos'è immediato, Crystal il naturalmente. cigno? No, potevamo mettere il cavallo di Pegasus. Vabbè. Poi sì, c'è naturalmente fu una scelta, intanto che nella quale io non c'entro in ogni caso, nel senso che io doppiavo il mio personaggio, non mi occupavo ovviamente di altre cose, non mi occupavo ancora dell'adattamento, non mi occupavo ancora della direzione del doppiaggio, perché c'erano i professionisti giusti Tu che già lo prestavi la voce facevano. e basta, Io prestavo la prestavi. voce e basta. Però certo, mi rendevo conto che lo dicono poi tutti, no? Si chiama Pegasus e guarda caso vince proprio lui l'armatura di Pegasus e quindi no. Però c'è da dire effettivamente che su questo piccolo particolare, su cui tutti insomma si fanno forza, però entrambe le sigle, giapponese e italiana, spoileravano chi vinceva l'armatura alla grande. Certo. In più, voglio dire, se una serie si chiama in originale Saint Seiya, volete che vinca Cassius? Si chiamerebbe Saint Cassius, no? Ma se si chiamava Saint Cassius, allora vinceva Cassius. Magari il dubbio veniva. Ma se si chiama Saint Seiya, probabilmente vincerà Seiya, voglio Senti, dire, no? un'altra domanda. Il famoso grido, chi hai? Chi Sì, hai? Chi? che non c'è in originale. E fu una mia, quindi, idea, effettivamente. Perché in effetti, adesso leggo anche un commento, a volte dicevo chi hai, a volte dicevo solo yai, dipendeva da come mi girava, ma da dove l'ho tratta questa cosa? Io per qualche mese, prima poi di cominciare a viaggiare tutti i giorni da pendolare Torino-Milano, per qualche mese, quindi prima di cominciare a fare questo mestiere, andavo in palestra e facevo Aikido, l'ho fatto per qualche mese, quindi assolutamente non, nulla di che. Ma lì avevo imparato che esisteva questa sorta di energia che si chiamava Kiai e che si sostanziava anche nell'uso della voce. Non veniva detto Kiai, erano altri suoni che costituivano il Kiai. Io ho preso il nome di questi suoni e l'ho fatto diventare esattamente l'urlo, no? E quindi ha funzionato anche perché c'è da dire che l'unione della A e della I è particolarmente efficace, particolarmente battagliera, particolarmente ficcante proprio, no? Tant'è che c'è anche in Banzai, no? Per dire. E quindi funzionò anche per quello, perché è l'unione di due vocali particolarmente incisive. Carlotta chiede: qual è stato il personaggio più divertente da doppiare e quello più complicato? Ma il personaggio più divertente da doppiare, uno dei personaggi più divertenti fu quello di Dragon Quest, che ovviamente non si chiamava Dragon Quest, ma non mi ricordo il nome italiano. Ciao Carmen, Carmen la conosco di persona e lei mi conosce da molto tempo, da quando praticamente si può dire ho cominciato, quindi insomma ci conosciamo Oh, da che un bello. bel po'. Ciao Ah, Carmen. bello. Carmen è una che lavora nel settore, non come doppiatrice, ma come ottimizzatrice, Benvenuta Carmen. per Benvenuta. cui Davvero. diciamo.
diciamo, ecco. Quindi stavo dicendo, ne ho letta un'altra, ma anche tu dal tuo arco scocchi la freccia, ma faccio finta. Io ho sempre fatto finta, ragazzi, no? Mi è riuscito bene fare finta, e quindi ho continuato a fare finta, diciamo, no? Anche adesso faccio finta di avere la vostra età, ma purtroppo non ero più, insomma, Tanto da vivo, il tempo è un una bel cosa più po'. democratica che esista, passa per tutti. E infatti, Esatto. la famosa livella, diciamo. Esatto. Per cui non mi ricordo neanche più dove ero arrivato. Cosa Personaggio più dicevo? divertente, più Ah, comico. ecco, tratto da Dragon Quest, con il nome italiano che era Daniel, ma ovviamente in originale era un altro nome, ed era una sorta di personaggio che univa il carisma, un certo carisma, diciamo, non proprio come Pegasus, ma abbastanza simile, a una vena un po' anche ironica, che tra l'altro anche Pegasus ogni tanto aveva, però molto meno che nel manga. Più sbruffone era Pegasus. Sì, era nel manga molto, un po' meno nel cartone, e poi di più nel film in CGI che è uscito qualche anno fa, questo rifacimento appunto per i 40 anni di Kurumada come mangaka, Legend of Suffering. aveva cominciato, aveva, sì, non mi ricordo neanche il titolo. Legend of Sanctuary dovrebbe Ah, essere, no? sì, infatti, La leggenda del grande tempio, ecco, in italiano. Sì. E quindi lì, per i primi 20 minuti, Pegasus è praticamente irriconoscibile dal Pegasus solito, perché, come diceva, aveva preso a dire mio figlio, è un po' più cazzone che cazzuto, se si può dire. Esatto, E quindi lì quasi tornava al manga, diciamo, no? Per quei primi 20 minuti di film. Poi, dopo una mezz'oretta, sostanzialmente, quando cominciano, insomma, la marcia verso appunto il Grande Tempio, allora sono di nuovo in assetto, insomma, da battaglia, e quindi è più simile al solito. Quindi, qual era il più divertente e qual è stato il più complicato? Il più complicato, e tra l'altro, mi chiedono anche qual è stata la scena che hai avuto più difficoltà a doppiare, ma ragazzi, non mi ricordo tutto della mia carriera, purtroppo. No, nel senso che a volte incontro anche persone che mi dicono: ma ti ricordi quella scena? Mi ha cambiato la vita. No, non me la ricordo. Ma come non te la ricordi? Mi ha cambiato la vita quella scena. No, io no, non me la ricordo. Cioè, ho cambiato la vita di molti a mia insaputa, comunque, diciamo, Vero, bene, mettiamola sì, così, io e i miei questo è vero. colleghi, naturalmente, non c'ero solo io, chiaro. Comunque, un personaggio difficile, ma per il momento in cui è arrivato, c'è stato nei primi anni 2000, doveva essere forse il 2006-2007, un rifacimento cinematografico di Ken il Guerriero, dove hanno cambiato le voci storiche, e su Toki hanno messo me. Ma era un personaggio, cioè era un periodo quello in cui io doppiavo più che altro cattivoni, quelli un po' sempre melliflui, che hanno sempre un secondo fine nella voce, che hanno sempre qualcosa di sotterraneo, qualcosa di eccetera, eccetera. No, poi sono strafighi. Nei cartoni giapponesi il bello è che il male è bello, ma tra l'altro questo è anche in realtà molto più onesto, perché il cartone americano fa vedere il male brutto. Il cartone giapponese ti fa capire che il male può anche essere molto attraente, e quindi in questo, secondo me, è addirittura più educativo, perché se tu mi fai vedere uno tutto sgorbio, che parla, è cattivo, io mi abituo al fatto che i cattivi li riconoscerò nella mia vita, no? E invece non è così. Per cui il cartone giapponese ha questa onestà intellettuale di dirti: guarda che il male può essere bellissimo. Sì, fa D'altronde, parte della vita, c'è cioè, il male è bene in Yan, insomma, quindi è speculare. quando nei famosi 40 giorni nel deserto del Cristo, gli apparve Satana in assolutamente vesti bellissime, assolutamente per attrarlo proprio, no? Per tentarlo, diciamo, no? Quindi il male può anche essere bello da vedere, o comunque bello all'inizio magari, e poi non più tanto bello dopo, eccetera, eccetera. Quindi
Sì, leggo il male seducente, appunto, da qualche parte. Comunque, stavo parlando, era un periodo in cui facevo questi personaggi qui. Tolkien non è questo tipo di personaggio, no? Quindi, dopo la prima registrazione delle prime battute, il direttore del doppiaggio mi fa no, guarda, è proprio... E lui è come se fosse Gesù Cristo, è un puro, assolutamente puro, non devi mettere nessun retro pensiero, nessuna ambiguità, nessuna sotterranea intenzione, eccetera, eccetera, è proprio... Per cui fu difficile, tra virgolette, perché mi costringeva a ritornare indietro nella carriera quando doppiavo, all'inizio doppiavo solo i bravi ragazzi, chiaramente, che magari avevano il ciuffo rosso e cantavano, e quindi doppiavo quelle cose lì, per cui che i cattivi sono arrivati dopo, quando sono cresciuto un po', sia di professione sia di età, e quindi la voce ha potuto coprire anche qualche cattivone, purché devo dire gradevole d'aspetto e molto logorroico. Allora, se è gradevole d'aspetto e molto logorroico, è il personaggio adatto a me tra i cattivi, mentre invece i cattivi troppo brutali non ho la voce per farli, diciamo, cioè ci sono colleghi che hanno voci più adatte per la brutalità. Tu però hai doppiato anche Kratos nei Cinque Samurai, che comunque è Sì, tanto allora, buono. sì, no, Kratos fu il primo, devo dire, cattivo, che poi quando dico cattivo Kratos, poi tutti mi dicono no, ma non è un vero cattivo, ma perché? Vabbè, ok, d'accordo ragazzi, facciamoci a capire, come diceva il mio insegnante di recitazione, chiamiamolo cattivo, che così ci intendiamo. E fu il primo Kratos, in effetti. Poi ce ne furono però svariati altri un po' dopo, quando ero più provvisto della tecnica per affrontare quel tipo di personaggi, perché sono personaggi più difficili. Il cattivo è più difficile, appunto, perché ha mille sfaccettature, sfumature, eccetera, eccetera. E quindi è andata così, insomma. Il più difficile, paradossalmente, è stato il più buono, il più puro, perché è arrivato in un momento della carriera in cui facevo solo, insomma. Ti eri abituato ad essere cattivo, insomma. Esatto. A mettere sotto, diciamo, ogni battuta, chissà che, no? Ecco. Guarda, E invece invece durante l'intervista, che io vi ascoltavo nella regia, diciamo, di dietro, no. mi è piaciuto molto come tu hai descritto il protagonista di Samurai Seven. Perché Sì. in effetti ti ha molto colpito, ti è rimasto nel cuore quel personaggio. Sì, è un personaggio che doppierei a vita, peccato che dopo 26 episodi non l'ho mai più rivisto, diciamo, no? Peccato, infatti. È un capo samurai, perché parliamo appunto di Samurai Seven, che è l'ennesimo, diciamo, rifacimento tratto dai sette samurai di Kurosawa, che ha avuto rifacimenti in tutto il mondo, no? Anche i Magnifici Sette, che era un western, era tratto da quella storia lì, giapponese, no? E lì ho doppiato, oltre a dirigere il doppiaggio, adattare il testo, eccetera, eccetera, ho anche doppiato il capo dei samurai, che si chiamava Kanbei Shimada, un Bellissimo. personaggio molto carismatico, intanto più vicino alla mia età, poi uno di quei personaggi, come dire, anti-eroi, cioè non l'eroe appunto vanesio, eccetera, eccetera, ma l'eroe depresso addirittura, no? Quello che ne ha date nella vita, ma ne ha anche prese. E quello che ha anche imparato che a volte la vita ti pone delle sfide che, per le quali il codice dei samurai potrebbe non essere la miglior soluzione. E quindi è un personaggio carismatico, appunto, con la tunica bianca, con la barba fluente, il capello folto, eccetera, eccetera, una specie, come ho detto anche nell'intervista, di Gesù Cristo con la katana. Praticamente, se Gesù Cristo avesse avuto la katana, sarebbe stato simile, molto simile a Kanbei Shimada, e avrebbe anche avuto l'occasione biblica per usarla, la katana, nella famosa, diciamo, cazziata che diede il Cristo ai mercanti del Tempio. Quindi Quindi ci possiamo dire sarebbe. Kanbei Shimada superstar, cioè, Esatto. superstar, esatto.
E quindi che dice chi sono i doppiatori, i colleghi migliori con cui hai lavorato, ma sono tutti più bravi di me, per cui non è vero, io diciamo tutti, non è vero, esatto. In ogni caso non è una domanda a cui non potrei rispondere. Toni Pochi, cioè, hai un rapporto d'amicizia, no? Che qualche volta amato per aver fatto Pegasi. Sì, beh, insomma, ovviamente ci conosciamo da molto tempo e anche oltre i Cavalieri dello Zodiaco, perché con Tony abbiamo fatto varie cose insieme. Viviamo lontani, perché lui non è neanche a Milano, ma è in Veneto, e io sono a Torino, per cui di fatto non è che ci vediamo, eccetera, eccetera. Però comunque sì, cioè, tra noi due c'è un bel po' di stima reciproca, sicuramente. Beh sì, voi due siete le voci, penso, focali di Sensei, perché Phoenix e Pegasus sono quelli più. Uh-huh. Allora, volevo leggere qualche commento, perché giustamente qua i follower scrivono. Allora, William dice, ho visto in passato alcune interviste di Ivo, ma sentirlo parlare stasera da live mi sta emozionando. Voce, uomo veramente carismatico, i miei sinceri complimenti. Quindi... Ma io ti ringrazio, non so se li merito, sì. Ma me li prendo molto volentieri. Lo diciamo noi. Li meriti. Ilaria chiede, un personaggio che non ti è piaciuto proprio per niente doppiare? Non so quale produzione c'era un muscolosissimo personaggio che si chiamava infatti Schwarzenegger Taro che non mi piacque per niente, diciamo, però insomma ero stato convocato, quindi feci il mio lavoro, il tuo dovere. E poi un altro personaggio che invece era molto carismatico, quindi sulla carta bello da doppiare, ma che non mi piacque molto, fu quello di Slam Dunk, Kaede Rukawa. Non mi piacque molto perché parlava poco. Ragazzi, ci sono personaggi che parlano anche con lo sguardo e che sono efficaci addirittura molto di più quando stanno zitti. Però ragazzi, figlio mio, io faccio il doppiatore, se tu mi stai zitto tutto il tempo. Però Michele ci dice Rukawa in Slam Dunk rimarrà negli annali insieme al mitico Diego Sabre. Sì, lui sì che si è divertito molto, però là era quel personaggio lì, era assolutamente, insomma, fuori dalla grazia di Dio, e Diego, insomma, gli andava dietro alla grande. Tutti pensano che registrassimo insieme, e invece abbiamo sempre lavorato in colonna separata, io e Diego, su Slam Dunk. Non ci siamo mai incontrati in studio proprio tutte e due insieme per fare le varie cose. Quindi neanche nei turni, cioè nel senso neanche di passaggio. Sì, non eravamo negli stessi turni, insomma, incidevamo in momenti diversi, cosa che è una pratica comune che si fa, insomma, spessissimo, diciamo. Poi il pubblico sente il dialogo e gli sembra che ci sia la compresenza degli attori nello stesso momento, ma invece insomma spessissimo sono stati incisi in momenti differenti. A Rosario chiede, come è cambiato secondo lei anche dell'età? Formalità. Ci sarà un secondo voi. Il mondo del doppiaggio dai tempi, ad esempio, di Malaspina all'inizio, quindi rispetto ad oggi? Me l'avete chiesto anche voi nell'intervista, esatto. Quindi non faccio che ripetere il fatto che il fattore tempo è centrale, si lavorava all'epoca in maniera probabilmente un pochino più rilassata, adesso complice anche una tecnologia che accorcia a sua volta i tempi, insomma tutto è diventato un pochino più veloce, e quindi chiaramente la qualità può risentirne, diciamo. E poi ogni tanto ci sono intrusioni nel nostro lavoro da parte di committenti che esprimono alcune, come dire, istanze, diciamo, che sono comunque discutibili, per esempio quelle molto recenti sul fatto che il doppiatore dovrebbe essere della stessa etnia del personaggio doppiato, addirittura delle stesse preferenze sessuali del personaggio doppiato, per cui se c'è un gay potrebbe doppiarlo solo un gay. Io invece ho doppiato molti neri e molti gay, molti, qualcuno diciamo, non essendo gay e non essendo nero, come vedete, ma assolutamente non abbiamo mai riscontrato un problema
particolare. Abbiamo fatto il nostro lavoro, ci sono voci che sono particolarmente adatte proprio ai personaggi di colore, per esempio, no? E perché sono voci anche più fonde, molto più fonde della mia, no? Quindi i panno fino, insomma, queste voci qui. Per cui queste cose rischiano un po' di interferire un pochino con la tranquillità. Politically correct che in realtà Poi va a finire che per essere politically correct col pubblico, eccetera, eccetera, i problemi poi di inclusione o esclusione li abbiamo noi, no? Noi professionisti. Quindi, insomma, è così. Allora, il personaggio al quale sei più affezionato? L'ho già detto, perché oltre a Pegasus, che chiaramente ha un ruolo particolare nella mia carriera, c'è appunto Kanbei Shimada, di cui ho parlato. Certo. E Dimitri ci chiede: il personaggio al quale sono legati più i tuoi figli? Ma i miei figli sono molto più attaccati ai manga che ai cartoni animati, e quindi in realtà non seguono più di tanto il mio lavoro, a parte il fatto che adesso, insomma, sono meno in sala, eccetera, eccetera. Quindi non ho una risposta, insomma, nel senso che io poi non leggo manga, diciamo, e quindi sono dei binari un po' che vanno ognuno per suo conto. Loro sono molto sui manga e io per lavoro, insomma, spesso sui cartoni. Mi intrometto dicendo che Federico ci chiede: ma sui Cavalieri dello Zodiaco, quando avete iniziato la storia, avevate già visto o letto la storia? È stato tutto improvvisato in diretta? Più o meno l'ha detto. Sì, noi, allora posso dirlo in maniera più tecnica: noi non avevamo il piano dell'opera, che è una specie di riassunto che ti dice che cosa diavolo capita. Non l'avevamo, e soprattutto non l'aveva il direttore del doppiaggio, che infatti su alcuni ruoli, prima di trovare la voce che proprio funzionasse, ha fatto anche degli esperimenti, perché ancora non sapeva, per esempio non sapeva che Sirio sarebbe diventato un personaggio molto importante. Infatti Sirio all'inizio ha voci diverse da quella poi definitiva. Sì. Non appena Carabelli si rese conto che Sirio sarebbe diventato un personaggio della Madonna, insomma, allora gli ha messo addosso la voce, una delle tra le voci, insomma, più carismatiche, che ancora adesso, insomma, lavorano sulla piazza di Milano. Per cui no, non sapevamo assolutamente nulla. Bene, c'è Riccardo che ci scrive un po' di commenti riguardo al personaggio di Scuola di Polizia. Il miglior personaggio dei cartoni animati, doppiato con grande saggezza e ragion di vita, ed è troppo figo e mito. Io non aggiungerei altro, nel senso, più che ringraziare non posso fare. Fu un personaggio, tra l'altro la serie era comunque diretta sempre da Carabelli, quindi all'epoca tra le scelte più immediate di Carabelli sui giovani protagonisti, insomma, c'ero anche io, diciamo, quindi fu abbastanza normale, insomma, ritrovarmi anche su Mahoney. Non ho troppi ricordi, perché poi anche Mahoney, dopo quella serie lì, io non l'ho mai più visto in vita mia, diciamo, no? E quindi, insomma, in qualche modo ho perso un po' di ricordi inerenti. Bene, c'è Michele che dice: un commento con Gai di Naruto. Il maestro Gai di Naruto, a volte è bello faticosetto anche lui, perché passa dalla determinazione alla risata. Alla risata folle, no? Risata demenziale, da un momento all'altro, e quindi, diciamo, hai il tutto asincrono, perché poi, sai, finché le cose le fai così come ti vengono, come l'ho fatta adesso, vabbè, ok, ma devi farle asincrono labiale, insomma. Certo. E quindi ha le sue difficoltà il maestro Gai. Sì, sembra un po' schizofrenico, no? Cioè, il potere della giovinezza passa da 0 a 100, no? È vero. Mm-hmm.
Sì, C'è insomma. Rosario che dice: c'è un personaggio che crede di aver mal interpretato, o magari è stato doppiato da un collega e lei ha pensato di poterlo meglio interpretare. Questo penso No, non ce lo dirà no, mai. questo diciamo che è un Ma po'. no, insomma, nomi non ne faccio, però per gli iperperfezionisti, qualunque cosa abbiano fatto poteva essere fatta meglio. Infatti io non sempre vado a rivedermi le cose del passato, perché Modificare per due motivi. Uno è questo qui, no? Che potrei non essere soddisfatto di me stesso. Due, naturalmente, il motivo opposto. Potrei essere fin troppo soddisfatto dell'energia che avevo quando avevo 30 anni, rispetto ad adesso, chiaramente. E quindi, come dire, preferisco non confrontarmi con me stesso dell'epoca, diciamo. bene, c'è Lucy che ci chiede com'è stato doppiare Mirko in Kiss Milicia? Ma Mirko è stato il primo protagonista in assoluto, quindi anche lui ha un posto particolare, insomma, nella mia carriera, perché dopo 2 anni in cui facevo solo gavetta, praticamente, insomma, piccole cose, brusii o i cosiddetti fegatelli, che sono i personaggi piccoli, ma che comunque hanno delle battute, scusate, delle battute asincrono, mentre il brusio sono battute che tu dici ma non asincrono. Labiale, no? Invece il fegatello è un personaggio che comunque magari dice una cosa, ma la dice asincrono labiale. Quindi, dopo 2 annetti che facevo queste cose qua, mi pare che venne fatto, adesso non ho i ricordi, su Pegasus non vennero fatti alcun tipo di provini, scelse Carabelli. Su Mirko, che era molto prima. Probabilmente un provino c'è stato, quindi sono state ascoltate varie voci e sicuramente quello più bravo di me c'era, perché io all'epoca ero comunque ancora, insomma, molto fresco di tecnica, non essendo figlio d'arte, perché altrimenti avrei recitato dall'età di 4 anni, allora sì che ero già bravo a 20, no? Invece, avendo cominciato a 21, a 23 è arrivato Mirko. E quindi, insomma, non ero ancora, tra l'altro ero in mezzo a colleghi che invece erano bravissimi, alcuni figli d'arte, la Donatella Fanfani, Gabriele Calindri, Pietro Ubaldi, che già allora era un caratterista, valentissimo, insomma, per cui non ero certo il più bravo, e non ero certo il più bravo tra quelli che avevano fatto questo provino. Però evidentemente la voce era interessante, soprattutto era nuova, diciamo, no? E quindi si preferì evidentemente scommettere sulla novità, anche se un po' ancora un po' acerba di tecnica, piuttosto che su altre scelte che magari erano più comode, ma erano voci già sentite. Ci chiede sempre Federico, ma lo vedremo mai anche al cinema, non solo come doppiatore, ma anche come attore? Ma ragazzi, non è detto che se uno fa bene una cosa, posto che, insomma, potremmo anche discutere se io la faccio bene o meno, ma comunque non è detto che se uno fa bene una cosa possa fare altrettanto bene altre cose. Io come attore ho fatto alcuni ruoli, ma di assoluta modestia, diciamo, in queste soap opere italiane, tipo, che venivano girate tra l'altro dalle mie parti, 100 vetrine, eccetera, eccetera. Sicuramente non potrei fare gli stessi ruoli, perché io di solito appunto doppio gli strafichi, cioè no? Ma non essendolo poi in realtà, chiaramente non potrei fare gli stessi ruoli. Infatti, quali ruoli mi facevano fare in queste fiction? Sostanzialmente dottori, quindi medici, o avvocati, o una volta anche un imprenditore italo-americano, che quindi parlava anche con l'accento, per cui, insomma, beh, qualcuno mi chiese: ma tu sei davvero americano? No, sono un attore, diciamo. Come anche una volta che ero vestito da dottore, quindi col camice bianco, dovevamo ancora cominciare la scena. E a un certo punto arrivò uno dei protagonisti che doveva interagire proprio nella scena. Mi vide
lì appartato, vestito di bianco, e chiese a un'altra collega che era con lui, ma che hanno chiamato un dottore vero? E quella gli ha detto, ma no, ma è un attore, scusa, è un attore vestito da... Quindi, purtroppo, la ricetta. Ma che mi fa la ricetta l'attore? Appunto, cioè, purtroppo io non corrispondo alla mia voce, questo è il problema, no? Come molti dei miei colleghi, anche quelli proprio alcuni strafamosi eccetera eccetera, cioè se doppi 007 James Bond non è detto che tu lo possa fare anche fisicamente, certo. No? Certo. E quindi è così, purtroppo. Okay. Nel frattempo continuano a fare grandissimo Ivo, quindi ti salutano cuori, no, grazie, ringraziamento, eccetera. Diciamo, Michele chiede se di Rossana ti ricordi qualcosa del cartone animato, sì, Rossana? Sì, non certo il titolo originale, quindi questo Kodomo no Omocha proprio non, insomma, non pervenuto. Sì, ma ricordo più che il personaggio che ho fatto di più, che era questo professor Sengoku molto cattivone, insomma molto severo. Mi ricordo invece un personaggio più carino, che però è stato poco, che era Rick, che si chiamava, ed era un ragazzo piuttosto fascinoso, diciamo, no? Quindi è chiaro che, insomma, me lo ricordo meglio, nel senso mi piacque di più, ecco. Oh, allora, diciamo ad Antonio che non ho, sì, esatto, cantato le canzoni non di ha niente. Cantato. Era Enzo Draghi, no? Che cantava... Era Enzo Draghi, esatto, sì, Enzo Draghi. Per cui non sarei stato neanche in grado, insomma, ma comunque quelle erano, diciamo, fette di torta che già erano spartite. Esatto. Allora, poi Rosario fa una domanda a cui non vorrei che tu rispondessi, perché ci hai già risposto nell'intervista, se no poi facciamo un doppio intervista, quindi poi Rosario, pubblicheremo un'intervista che abbiamo fatto con Ivo, dove risponde proprio a questa domanda. Sì, certo. È inutile ripetere. Esatto. Hai altri film, chiede Luci, o cartoni da doppiare? Da doppiare? Ma il problema è che noi siamo sempre più, e questa è un'altra novità degli ultimi anni, vincolati alla segretezza sulle cose future, cioè finché non escono non ne possiamo parlare. Diciamo, questo mi pare ovvio, sono molto meno in sala rispetto ai miei anni ruggenti, che sono ovviamente alle mie spalle, c'è poco da fare, no? Però quando anche avessi in programma qualcosa di particolare non ve ne potrei parlare, e quindi diciamo non posso. Dunque, quindi noi aspettiamo, dai, io penso aspettiamo, che qualcosa, esatto, voglio vedere. Vedremo. Come è stato doppiare Robin in Robin Hood? Dunque, Robin in Robin Hood, allora io di quel personaggio lì non ricordo moltissimo. Mi ricordo però che feci il provino prima delle ferie, quindi a fine luglio praticamente. Poi partii per stare un mese o 5 settimane in India. Wow. Un viaggio, quei viaggi che all'epoca si potevano fare, diciamo, senza troppi rischi, diciamo. Qualche giorno prima di rientrare in Italia, telefonai in circostanze assolutamente di fortuna, perché all'epoca non c'erano i telefonini, quindi per telefonare in Italia da un paesino sperduto dell'India, chiaramente, e appresi al telefono in quel momento, ero ancora in India, appresi che avevo vinto quel provino per il personaggio. Quindi diciamo che fu un bel ritorno, insomma, un bel ritorno in Italia. Quindi un bel ricordo hai legato a questo. È un bel cosa, ricordo. Non del doppiaggio, ma proprio questa cosa che, insomma, mi fece particolarmente piacere. Poi Calogero chiede, qual è l'attore più complicato che hai doppiato? Ragazzi, l'attore. Io intanto, avendo doppiato molta animazione, ho doppiato meno gli attori in carne ed ossa. E quindi poi più complicato, che vuol dire? Perché alcuni sono facili ma faticosi, altri meno faticosi ma più complicati, perché magari parlano veloci, hanno dei ritmi particolari, quindi ogni tanto ti capita la cosa più difficile, un po' più difficile, e ogni tanto la cosa facilissima. Diciamo che in genere siamo chiamati a fare cose che nella nostra voce in qualche modo già ci sono, in modo tale che
appena parliamo siamo quella roba lì già abbastanza, non c'è troppo da perdere tempo a impostare, lavorare, eccetera, eccetera. Per cui a quel punto è più semplice, quindi meno complicato, per tornare alla domanda, doppiare il personaggio, perché sei stato distribuito su un personaggio adatto per la tua voce, o per cui la tua voce è adatta. Già così. E allora lì diventa semplice, in realtà. C'è William che ti chiede: se non ero partecipassi al doppiaggio di Lupin III nel Castello di Cagliostro, nel remake con Roberto Del Giudice, come fu l'esperienza? Allora, intanto per cominciare, io avevo fatto già lo stesso personaggio nella edizione on video doppiata a Milano di 10 anni prima, insomma 20 anni prima, non mi ricordo. Quindi l'avevo già fatto e fui confermato, diciamo, in quel ruolo, in questo film, che era lo stesso praticamente, che già era stato doppiato ma solo per l'on video, usciva per il cinema, e quindi io sono stato richiamato sul conte proprio di Cagliostro. Anche lì doppiai in colonna separata, quindi purtroppo non riuscii a conoscere Roberto Del Giudice, che conoscevo solo di fama, e che di lì a 2 mesi sarebbe poi venuto a mancare, quindi quello mi spiacque un pochino. Però insomma fu un'esperienza strana, perché io non mi ricordavo nulla del doppiaggio che avevo fatto anni prima, e quindi pregai me stesso, però pregai chissà chi, insomma, che non ci fosse troppa differenza, e che non se ne uscissero con vedi che è invecchiato, vedi che ha cambiato la voce, vedi che... perché noi abbiamo queste fisime qua, ogni tanto chiaramente ci entrano questi loop, e quindi dobbiamo tenerli a bada. Mi pare comunque che il risultato finale fosse carino. Tra l'altro c'era una scena finale particolarmente, quella sì, particolarmente complicata, ma anche per certi versi divertente, perché quando questi cattivi poi perdono la bussola, impazziscono, per cui inseguiva la protagonista femminile con una spada ridendo e parlando su un cornicione, quindi che tutte e due potevano cadere da un momento all'altro, finisce così il film, no? Con lui che sbarella proprio, e quindi parla, ride, folle, con la risata, perché la risata, che è poi tra l'altro un artificio tecnico particolare, insomma, che io all'inizio non padroneggiavo praticamente nel modo più assoluto, poi ho imparato a farlo fino a diventare abbastanza specialista di quelli, soprattutto cattivi, che a un certo punto sbroccano, e quindi c'è quella risata che è o da sostanze o da follia, che è una risata differente dalla risata pulita, insomma, dell'allegria, eccetera, eccetera. Bene, c'è una... Allora, c'è... Innanzitutto Antonio, volevo leggere un attimino Rosario, che dice: comunque tanto di cappello, se sbagli la voce riduci a carta un personaggio. Con alcuni doppiatori, tra i quali il signor De Palma, i personaggi raggiungono una dimensione reale, quindi... Sì, questo è importante per l'animazione in modo particolare, non essendo reali loro, no? Nel senso che sì, c'è la voce dell'attore, del collega originale, ma in realtà lui stesso si è sovrapposto o gli è stata sovrapposta l'animazione del personaggio animato, insomma, grafico, nel senso che loro in realtà doppiano pochissimo come noi. Prima mettono la voce, prima recitano il testo come se fosse un radiodramma, e poi viene fatta l'animazione. Quindi è un processo inverso che hanno coloro che producono in genere l'animazione, cioè sostanzialmente chi sono i giapponesi e gli americani, quelli che producono l'animazione di più. E quindi il loro workflow, perché adesso bisogna parlare così ogni tanto, il loro workflow è che prima aggiustano per bene l'audio, che sia perfetto l'audio, e poi aggiustano l'immagine sopra. D'altronde, anche quando si fanno i videoclip delle canzoni, l'audio c'è già, no? Certo. E le immagini seguono un audio che vive già da solo, no? Per cui è un processo diverso. Diciamo che il nostro svantaggio è che abbiamo la rogna del sincrono,
naturalmente, che però è anche la bellezza del nostro lavoro, per cui alla fine, insomma, un po' è una rogna, un po' è una bellezza. E poi abbiamo la fortuna di doppiare sul prodotto, quindi già completo, sentiamo le musiche, sentiamo gli effetti speciali, mentre invece loro, che recitano le cose e basta, non hanno idea di che musica ci sarà sotto, di che immagine ci sarà, di che effetto speciale ci sarà eventualmente, eccetera, eccetera, no? Quindi c'è il pro e il contro, diciamo. Federico ci chiede, ultima domanda promesso, qual è, se c'è, il personaggio dei film o animazione che avresti voluto doppiare? Ma questa credo che sia anche una domanda che mi avete fatto nell'intervista. Infatti, se poi vuoi anche non rispondere, magari... Sì, ecco, ma rimandiamola all'intervista, anche perché direi la stessa identica cosa. Nel frattempo c'è Alessandra che ringrazia, è la miglior voce di tutto il doppiaggio italiano. Sì, magari. Vabbè, grazie, il vostro affetto è un mito, è mitico, ecco. Sì, anche Luigi dice che è una voce fantastica, dice che questa è una diretta bomba. Che insomma, diciamo che molte persone dicono chiudo gli occhi e viaggio. Perché... Sì, come dice Federico, se chiudo gli occhi sembra di sentir parlare tutti i suoi personaggi. Grazie, è strano, perché io parlo così, in questa maniera a volte un po' professorale, complice anche appunto l'occhiale, il volto, eccetera, eccetera. E quindi il professore è un'altra cosa che al cinema potrei fare, ecco, sicuramente, no? Però poi i personaggi sono un po' diversi, però si vede che insomma qualcosa viene fuori anche a mia insaputa, insomma parlo e evidentemente qualche eco dei personaggi arriva comunque. Allora, Rosario incalza dicendo, ma può capitare che lo stato d'animo, la classica giornata storta o un periodo non proprio positivo influisca sul doppiaggio? Si tratta sempre di interpretare, quindi dare una dimensione personalità a qualcosa che non esiste. Io credo che un vero professionista nel campo del doppiaggio, ma anche nel campo di tutto il resto, poi tutto ciò che ha fuori dal lavoro lo vede quando esce dal lavoro, quindi immagino che anche nel doppiaggio sì, no, ma diciamo che abbiamo la tecnica, cioè la tecnica serve anche a questo naturalmente, a supplire nei momenti in cui magari l'ispirazione per vari motivi è meno fervida, e allora c'è pur sempre la tecnica, tanto non sempre il pubblico poi si accorge che quella roba lì poteva essere meglio, no? Come la sente, la sente, se la becca chiuso, no? Per cui sicuramente ci può capitare di andare in sala e che magari siamo in lutto per qualcosa proprio, magari o che siamo malati o che siamo eccetera eccetera, però insomma finché stiamo all'impiedi e finché la voce funziona, diciamo che facciamo finta anche lì di stare benissimo. Ecco. Certo. Massimo dice, questo proprio è topico, vorrei ma non riesco a fare nessuna domanda, sto ascoltando in religiosa adorazione, vabbè. Ti rendi conto dell'effetto che ci fai, no? Va bene, grazie, io insomma vi ringrazio. Noi ti vogliamo bene pur non avendo un rapporto parentale con te, comunque ti vogliamo bene perché noi siamo cresciuti con te, capito? Sì, alcuni dicono infatti c'era mamma, papà, poi c'eri tu. Esatto. Anche lì, a mia insaputa naturalmente, però effettivamente siamo entrati anche noi nelle case di tutti, e quindi c'è poco da fare, insomma. Siamo entrati non immaginandolo, nell'immaginario appunto collettivo di quegli anni. E ci dicono siamo cresciuti anche bene, ci dice sì, tutto sommato, mi pare di non aver fatto troppi danni. Ecco. Michele chiede, cosa ne pensa della nuova generazione dei doppiatori? Ma ogni bene, voglio dire, sono tutti bravi, arrivano da esperienze preparatorie magari diverse, nel senso che noi o arrivavamo dal teatro o avevamo studiato essenzialmente per il teatro, magari alcuni delle nuove generazioni sono partiti subito al microfono, quindi possono esserci delle differenze di stile, ecco, mettiamola così, però
Per il resto, credo possiate confermarmi che ci sono dei doppiaggi più che dignitosi fatti interamente dalle nuove generazioni e quindi ne penso ogni bene, diciamo. Diciamo che forse il doppiaggio è un po' un'arma a doppio taglio per l'italiano, no? Perché essendo legato così tanto al doppiaggio, poi non impara le lingue straniere, perché noi doppiamo tutto, lo doppiamo molto bene, noi siamo un'eccellenza. Benissimo noi. Certo, però, se questo fosse vero fino in fondo, allora tutti dovrebbero parlare un italiano specchiatissimo. Purtroppo non accade. Come te, basta andare su Facebook e tu capisci che anche se c'è il doppiaggio, dove il film è parlato in un italiano più che comprensibile, più che, diciamo, di solito corretto, e in realtà, se non c'è, il problema è questo, è che se non c'è la volontà di imparare qualcosa, in realtà non ti applichi, per cui perdi un po'. Poi sì, posso immaginare che se ci fosse in giro più roba in originale avremmo un rapporto diverso con le lingue straniere, ma tutto sommato voglio dire, adesso c'è la libertà di scelta, c'è nei supporti più comuni, DVD, Blu-ray, no? Puoi sentirlo come vuoi. Quindi quello che manca ancora in Italia è la possibilità di sentire il doppiaggio originale, cioè la colonna originale, quando esce il film al cinema. Questo perché chiaramente il mercato ancora non è pronto, per cui sarebbe un fallimento totale, diciamo, no? Per cui per il momento non si parla delle prime visioni in lingua originale, anche oltre alla versione italiana. A Madrid è già così, per esempio, no? Ma in Italia ancora no. Ok, vuoi leggere? Credo che il doppiaggio italiano sia uno dei migliori, addirittura il migliore al mondo. Assolutamente sì. Veramente svariati complimenti. Gli italiani si lamentano spesso più degli adattamenti che dei doppiatori, ci dicono sempre. Sì, ha ragione. Nel senso che a volte vengono imputati a noi dei problemi che invece sono di traduzione e adattamento. Quindi bisogna ben distinguere le due funzioni, anche se sono funzioni che poi vanno insieme, perché non ci sarebbe doppiaggio se non ci fosse prima l'adattamento delle battute sul sincrono labiale, eccetera, eccetera. Però sì, è vero, ci sono alcuni errori proprio storici, diciamo, di cui parlano tutti quando fanno questo tipo di critica, e poi ci sono alcune cose che sono opinabili, diciamo, no? Nel senso che è chiaro che a me può piacere una battuta e a te può piacere la stessa battuta detta in maniera diversa. È chiaro che se io, come dialoghista, la traduzione letterale l'ho trovata troppo corta, ho dovuto aggiungere, per esempio, qualcosa. E al che mi dicono, hai aggiunto, e ho aggiunto perché altrimenti non mi funziona il sincrono. Purtroppo è così. Per cui l'unica cosa che puoi fare è vederti l'originale. Rinunciare a un servizio che evidentemente non è fatto per te, ma è fatto per altre persone che invece si fidano di più e fruiscono in maniera un po' più rilassata di un servizio di traduzione artistica, mettiamola così, che, come avete appunto detto, per molto tempo è stata considerata tra i migliori al mondo. Questo per motivi che risalgono alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando tutta l'Europa di pertinenza americana fu inondata di prodotti americani, e quindi ci fu il problema di come renderli nelle varie lingue. Allora, i popoli più colti adottarono i sottotitoli, i popoli meno colti, come il nostro, svilupparono invece il doppiaggio, perché non c'era quasi nessuno che poteva leggere i sottotitoli da noi. Quindi è per questo che il doppiaggio in Italia poi diventò un'eccellenza, perché in quegli anni lì, insomma, venne fatto sempre più spesso, e quindi insomma, diventammo bravi per quello, perché lo facevamo molto, insomma, no? Infatti è proprio così, quegli italiani sono veramente i più bravi al mondo. Chiede Marco, è mai capitato di dover sostituire un altro doppiatore prestando la voce allo stesso personaggio? Dunque, sì, può capitare. Capitò per esempio a un collega che ebbe un incidente in moto
che lo mise, diciamo, KO per qualche mesetto, diciamo, e venne ovviamente sostituito. Poi alla fine, insomma, quando poté rientrare a lavorare, riebbe il suo personaggio. Quindi qualche volta, certo, può succedere. A me non è mai capitato di dover sostituire un collega per motivi di salute sua o di incidente suo. Devo dire, non mi è mai capitato. Però è capitato e può capitare. Senti, io volevo chiederti anche un'altra cosa. Hai un aneddoto sui Cavalieri dello Zodiaco, cioè sul doppiaggio di Cavalieri dello Zodiaco, qualche episodio particolare che è successo dietro le quinte particolari? Intanto quella volta che venne messa in lavorazione da un altro studio una copia italiana, però pirata, di uno dei film dei Cavalieri dello Zodiaco. E in quella occasione venni convocato anch'io, no? E andai, non sapevo che c'era questa cosa, andai, vidi i Cavalieri dello Zodiaco, mi stupì un po' perché non era il solito studio, quindi non era Carabelli a dirigere, eccetera, eccetera. Però dissi, vabbè, insomma, evidentemente questo film viene fatto qui, eccetera, eccetera. Però il problema è che scoprii subito dopo che io non ero su Pegasus, non ero stato distribuito su Pegasus, ma ero stato chiamato a fare un personaggio che non mi ricordo neanche più come si chiama, 9 righe di un personaggio, un fegatello appunto, 9 righe di un personaggio XY. Declassato, quindi. Per cui feci presente che io ero Pegasus, adesso detta così, è un po' da PSO, però insomma, feci presente che ero Pegasus. Ma non ci fu, non vollero sentire ragioni, insomma, no? Per cui io dissi, tienimi fuori da questa cosa, e me ne andai. Qualche mese dopo, lo stesso film venne invece doppiato ufficialmente nello studio vero. Tra l'altro, in quell'occasione diressi io il doppiaggio, perché Carabelli in quel momento non poteva, e quindi ci fu poi l'edizione, diciamo, corretta, ufficiale, con le voci giuste. E poi altre cose, ma più che altro c'è sempre questa cosa qui che tutti dicono, arrivava al 52esimo episodio e poi ricominciava da capo. Questa cosa qui aveva sconcertato molti che insomma oramai facevano scommesse sul fatto che sarebbe ricapitato la volta successiva, eccetera, eccetera. Ma è semplicemente perché la serie classica dei Cavalieri dello Zodiaco fu doppiata in 2 annetti, ma non di lavoro continuo, nel senso che lavoravamo un mesetto o due, poi c'erano 3-4 mesi di stacco, poi arrivavano gli altri materiali e si mettevano in lavorazione gli altri materiali. Non erano ancora arrivati gli altri materiali e quindi l'emittente televisiva non aveva da fare altro che riprogrammare dall'inizio, di mandare a loop tutta la serie. Per loro era una pacchia, perché comunque era già pagato quel lavoro e quindi replicandolo così spesso incassavano sulle pubblicità, ovviamente, eccetera, eccetera, senza spendere nulla, perché quella roba lì era già stata doppiata e quindi diciamo non costituiva più, per ogni replica non costituiva più una spesa, insomma. Io mi ricordo che al tempo si facevano ancora i viaggi mensili, no? Cioè uno partiva tutto agosto, per gli anni 90, e io mi ero portato un piccolo televisore perché quel giorno speravo che finalmente, erano arrivati alla puntata 52, speravo che si andasse avanti nella Casa del Leone, e quindi mi ricordo in macchina avevo questo televisorino che ho tenuto, ho fatto, non è possibile perché hanno ricominciato tutto da capo. Ricominciato tutto. Con la macchina, ho fatto, che è successo? Vabbè, quello era il motivo, era un motivo molto pratico, diciamo. Vai. Bene, Marco ci chiede, ora stanno girando il film live action dei Cavalieri dello Zodiaco, farà di nuovo Pegasus? Questo non penso che potrà dirlo. Non lo può dire. A parte che non potrei dirvelo, però non... Cioè, francamente, non ve lo dico perché onestamente non lo so ancora, non lo so. Nel senso che non è ancora stato, stanno girando, quindi significa che poi deve uscire, poi qualcuno deve decidere che vale la pena di spendere 2 soldi per fare la versione italiana, e poi deve decidere che vuole ancora eventualmente le voci dei Cavalieri dello Zodiaco e non voci delle nuove generazioni che sono bravi e hanno l'età giusta,
ma non sono le voci dei Cavalieri dello Zodiaco. Quindi è lì il gioco è questo, cioè l'argomento del contendere è questo, non è che esistono voci più belle, voci meno belle, è chiaro che le nuove generazioni hanno l'età giusta per quel tipo di personaggi, però finché noi insomma siamo ancora all'impiedi, adesso qualcuno non c'è più a partire dal famoso direttore Carabelli, però insomma finché qualche voce storica è ancora insomma in giro, ci aspettiamo che venga presa ancora in considerazione. Di solito gli uffici marketing dei distributori sono molto attenti a questo particolare, e infatti di solito questo universo di Senseiya, che negli ultimi anni è stato sempre in movimento, è stato di solito gestito sempre un po' in tutti i paesi tranne il Giappone, dove hanno usato voci nuove. In tutti gli altri paesi hanno teso a usare le voci delle serie, della serie classica, insomma, quindi le voci storiche di ogni nazione, insomma, no? Sapete che per esempio il Brasile è una degli stati dove i Cavalieri dello Zodiaco al mondo, al di fuori del Giappone, sono particolarmente apprezzati, insomma, no? E quindi ci contendiamo il primato. Bisogna vedere che intanto devono finirlo, intanto. Certo. Poi deve uscire. E poi ci vuole qualcuno che dice ci spendo questi soldi, e poi lui deve decidere che cosa vuole. Insomma, ma anche perché il cast ancora non è stato neanche tutto confermato, quindi insomma siamo ancora... Sì, è ancora prematuro. Ma sono quegli argomenti come l'elezione del Presidente della Repubblica, che sono, diciamo, prematuri, ma tutti ne parlano. In realtà ancora è presto per parlarne. Diciamo. Cosa bolle in pentola, no? Ecco. Giustino? C'è Giustino che ci chiede, Ivo, ha mai comprato o le hanno mai regalato gadget o modelli di personaggi che ha doppiato, Senseiya ad esempio? No, nel senso che io sono appassionato del mio lavoro, ma non particolarmente appassionato di gadget o di cose di questo genere, per cui né io ne ho mai comprati e né me ne hanno mai regalati, ben sapendo i miei amici, insomma, che non c'era questo trasporto per quel tipo di fruizione, diciamo. C'è Ilaria che ci dice, signor De Palma, siamo disposti a fare una raccolta firme per fare doppiare le Vexen. Poi vabbè, ci scherza sopra dicendo se fossero necessari i soldi li mette Andrea. Andrea. Vedo qualche modello qua dietro, Ivo, vediamo che esce fuori. Alessandra ci dice, in generale quanto tempo impiega un doppiatore per realizzare un'ottima sincronizzazione? Allora, per l'ottima sincronizzazione, in realtà, come dire, dipende innanzitutto dall'adattatore, quindi dal dialoghista, poi dipende dal doppiatore in sala, che in collaborazione col direttore cerca già l'ottima sincronizzazione, ma questa ottima sincronizzazione, posto che il testo vada bene, in realtà non si ottiene ancora in sala, perché c'è sempre un tempo di reazione tale per cui se io comincio a parlare quando comincia lui, in realtà non comincio quando comincia lui. Anche se sembra, io sto cominciando qualche fotogramma in ritardo. E quindi dovrò, tra l'altro, finire anche un pochino in ritardo, perché poi in post-sincronizzazione, quindi dopo il lavoro dei doppiatori, le battute vengono spostate un pochino indietro di qualche fotogramma, per dare proprio l'impressione che la battuta, il suono della battuta, della voce, del doppiatore cominci quando apre la bocca il personaggio che deve parlare. Quindi in realtà l'ottima sincronizzazione è un lavoro che parte dall'adattamento e finisce con la sincronizzazione e il mix finale del film. Noi siamo alla fase intermedia, le voci sono alla fase intermedia, dove c'è il contributo. Il raccordo è importante. Esatto, è un contributo ovviamente importante, ma che però non può essere ancora definitivo perché è in ritardo, diciamo, sicuramente è in ritardo. È un po' come sulla macchina che devi tenere la distanza di sicurezza, perché ora che quello frena, ti accorgi che frena, schiacci il freno anche tu, c'è il tempo di reazione che ti frega, per cui gli vai addosso, insomma, no? Lo tamponi. Quindi questo tempo di reazione c'è anche nel doppiaggio, e deve essere poi recuperato dalla sincronizzazione che avviene dopo.
Marco chiede, secondo me Hollywood sta rovinando gli anime, sono l'unico a pensarlo? Ma si riferisce a boh, perché Ho la Hollywood? storia di live action. Ah, Sì, perché il live action è una cosa americana? Io non ho seguito più di tanto in realtà. quelli britti spesso sì. E forse non è il primo che viene fatto dagli americani, perché se dice sta rovinando, vuol dire che. Forse anche quello, l'ultimo che hanno messo su Netflix, ha una collaborazione americana, Ah, credo. sì, quello sì. Quello di Netflix è la sceneggiatura, è americana sicuramente, e comunque certamente hanno più voce in capitolo, questo è vero. Ma diciamo che sono prodotti che hanno una fascia di pubblico cui sono dedicati ben precisa. Cioè, il rifacimento di Netflix è rivolto non allo zoccolo duro dei vecchi fan, ma ai loro figli, a chi adesso ha 8-10 anni. E io non ho mai sentito nessun adulto, non ho mai letto di nessun adulto che abbia detto che il loro figlio non gradisce questa cosa, anzi, dicono di solito a mio figlio piace un casino, a me meno perché ho in mente la serie classica, ma a mio figlio piace un casino. Quindi, per le operazioni commerciali, si giudicano come dire, dall'effetto che hanno, se è un effetto che commercialmente ha giustificato quella spesa. E quindi se il pubblico di riferimento è stato soddisfatto o no. E per cui in questo senso direi che il giudizio è positivo. Poi mi rendo conto che chi ha in mente Shingo Araki, basta, cioè non ce n'è per nessuno, insomma. Prima tutto, sì, esatto. Però sono nuove cose, anche questi rifacimenti, che non tolgono nulla al mito passato. Non è che vengono cancellati tutti i master della serie classica, per cui non esiste più la serie classica ed esiste solo il rifacimento di Netflix. No, è un nuovo contributo rivolto a un pubblico di più giovani. Non è detto che non possa essere un ottimo primo approccio, per cui poi il papà dice: Senti, adesso che ti sei visto sta cosa che insomma un po' adesso vediti anche la serie classica, La così roba vera, ma è meglio. sai qual è il problema? Secondo me, Ivo, il problema è uno fondamentalmente che noi siamo rimasti, noi fan di Sensei e di Cavalieri dello Zodiaco, siamo rimasti così perché per noi è rimasta incompiuto l'anime, capito? Finisce con la morte di Pegasus con Ade, Sì, e c'è poi poi un film, Le porte del paradiso, che ha un esatto. Che però non è poi simbolo stato riconosciuto da importante. Sì, certo. Kurumada, quindi dovevano fare un Tenkaien, cioè una serie sul paradiso, quindi è rimasto incompiuta come opera anime, poi il manga lo ha. Anime. E quindi noi siamo rimasti un po' così, dice, ma quando finisce questa cosa qui? E allora perché non finisci quella invece di ricominciare per. Io capisco il discorso del merchandise dei bambini, però poi noi rimaniamo un po' esterrefatti perché ci troviamo avanti quel prodotto, quando invece vorremmo avere un prosieguo, una fine decente di quello che è stata la serie classica europea, cioè la serie classica è stupenda. Mi ricordo quando uscì quella del santuario di notte, prima di Ade, che ero felicissimo, quindi insomma. Però nel frattempo c'è Leonardo che ci conferma che il figlio di 8 anni adora la serie Ecco, Netflix. vedi, infatti. Ecco, infatti. Quindi è così, non cambia. Anche Certo, quindi che. no, il pubblico di riferimento apprezza. E anche sulla obiezione che fa Luci, cioè più che altro Andromeda è diventato donna, ma che volete che un bambino di 8-10 anni sapesse chi era Andromeda? Se lo becca donna è chiuso il discorso. Per cui quelle sono fisime dei vecchi fan, naturalmente. Sì. Poi la scelta è discutibile, naturalmente. Se ne può discutere, ok, d'accordo. Però per il pubblico dei giovanissimi è indifferente che Andromeda adesso sia una donna. Quindi. Lo vedono così, lo aspettano, lo apprezzano così. Non ho sentito bene. No, dicevo, lo vedono così, quindi lo Ah, ecco, apprezzano appunto, certo. Quello che vedono si beccano, insomma, senza farsi troppi problemi, che è come dovrebbero fare tutti, ben sapendo che il mito è un'altra cosa, insomma. Ma. certo, assolutamente sì. Allora, Francesco chiede, nei videogiochi, cioè il nostro Francesco Franz,
e tramite la nostra pagina chiede: nei videogiochi gli italiani cercano il doppiaggio, come mai non hanno mai doppiato i videogiochi di Senseiya secondo te? Allora, io non lo so perché non l'hanno mai fatto, ma ringrazio il cielo che non l'abbiano mai fatto. Perché sarebbe stato, risultato le corde vocali? No, 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 perché di solito cambiano le voci. Ah. E quindi io di sentire un altro Pegasus non ho voglia, naturalmente. Per cui a me è stato benissimo così, voglio dire. Certo, è lavoro in meno anche per noi, però che resti in inglese. Che resti in inglese o in giapponese, quello che è, diciamo. Quindi è sicuro che le cambiano, cioè c'è proprio una regola. Sì, a parte coso, aspetta, Batman, che è sempre rimasto Bazzarotti, sì. Ma di solito sì. Le cambiano, perché anche i film, anche, non so, Harry Potter, credo che le voci fossero diverse da quelle, tant'è che vennero fatti, io ero stato suggerito, poi non se ne fece nulla, ma ero stato suggerito da un collega per fare il provino su Voldemort, per esempio, per il videogioco. Wow. No? Quindi le voci di solito nei videogiochi le cambiano. E allora benissimo che sui Cavalieri non ci sia mai stata un'altra versione italiana. Bene. Sempre Francesco chiede, mai voluto doppiare Omega? Senseiya Omega? Dunque, mai voluto? Cioè, se hai mai voluto? Mai voluto? Oppure... Io se... Cioè, io faccio questo lavoro. Mi chiamano. Quindi non ho dei problemi particolari. Finché, ripeto, finché sto all'impiedi, finché, diciamo, sono più o meno sano, eccetera, eccetera. Quindi, se un cliente crede ancora di poter scommettere su alcune, se non su tutte, ma su alcune voci, storiche, di cui la mia è particolarmente iconica, direi, naturalmente, per i motivi che sappiamo, io non ho problemi. Con tutto che è sempre uno stress, comunque, no? È sempre, forse ve lo dicevo anche nell'intervista, cioè io ho l'ansia da prestazione, ce l'ho su Pegasus a volte, perché chiaramente ogni volta che torna, intanto si scatenano le polemiche, vecchio, non è vecchio, eccetera, eccetera. Ce la fagna, fa più, eccetera, eccetera. E quindi sono sempre lì che la prima registrazione che faccio, spero sempre, poi me la riascolto e spero sempre di, insomma, che più o meno, ecco, che più o meno sono ancora quella roba lì, ecco, diciamo. Però comunque, insomma, se il cliente vuole le voci storiche, io ci sono. Questo l'ho sempre detto, io rimango, resto finché sono in piedi, finché, insomma, finché non ho altri problemi, ci sono. Secondo me tu saresti perfetto, anche perché poi lì Pegasus che fa il Cavaliere del Sagittario, quindi è un Pegasus più maturo, e secondo me... Più maturo, sì, esatto. Tra l'altro. Ci starebbe. Sarebbe calzante, il problema sì. È che non lo doppiano in generale, Omega. D'altronde quante sono tante puntate di questo anime, giusto? Sono tre serie, non ricordo bene il numero delle puntate, però una spesa mica da ridere, nel senso che anche se uno comincia a farne 10, per dire, ma poi deve continuare, o prima o dopo, no? Esatto. E quindi chi è che si accolla per un marchio che, diciamo... sì, ha ancora naturalmente il suo zoccolo duro di appassionati, ma probabilmente non siamo ai livelli degli anni 90, diciamo, no? come furore. Non credere però, perché guarda che... Quando è uscito il famoso film in CGI dei Cavalieri del Zodiaco, poco prima o poco dopo, non mi ricordo, è uscito anche, come si chiama? Quello, adesso non mi ricordo, quello lì solitario con la cicatrice, astronavi e lui ha una cicatrice. Harlock. Ecco, lo vedi che effettivamente sì, la voce c'è ancora, ma il resto rischia di non esserci più. Quindi Capitan Harlock, e Capitan Harlock ebbe più successo. E venne anche programmato in molti più cinema, quindi significa che scommisero anche di più le sale cinematografiche su Capitan Harlock.
molto più che sui Cavalieri dello Zodiaco. Tra l'altro, in Giappone, che fu praticamente l'unico paese in cui cambiarono le voci e misero voci più giovani, quel film non ebbe assolutamente grande successo. Dopo 2 settimane era già stato tolto dai cinema in Giappone. Quindi meglio Toru Furuya, il collega giapponese Toru Furuya. E tra l'altro, lo dico anche qui, l'ho già detto nell'intervista, Toru Furuya ha 9 anni più di me, cioè il doppiatore di Pegasus della serie classica, che passava per essere quello che aveva la voce giusta perché ha la voce giovane, ma ha 9 anni più di me. Poi è chiaro che loro metallizzano molto, schiariscono molto e metallizzano molto il mix, per cui erano voci squillanti comunque, ma se tu lo sentivi in originale quando caricava, sentivi testosterone a 1000, altro che... poi tra l'altro, cioè mio figlio ora ha 25 anni e all'epoca, una decina d'anni fa, aveva più o meno l'età che avrebbe Pegasus. Io quei muscoli lì a mio figlio non li ero mai visti. Quindi non si capisce perché i muscoli di questi adolescenti debbano essere quelli di Schwarzenegger, quindi muscoli da adulto sostanzialmente, e la voce invece debba essere per forza quella di un ragazzino. Quando poi devono parlare della vita, della morte, devono fare proprio, no? Parlare dei massimi sistemi. Mai capita questa cosa. Sui muscoli non dice nulla nessuno. No. Sulla voce invece vogliono sempre quella. Ho doppiato anche Kenshiro, Toki nella Okuto no Ken. Anche Toki sui bicipiti, diciamo. E anche sul Gesù Cristo, perché Toki ha le fattezze proprio volutamente del Cristo all'occidentale, diciamo, no? Poi è chiaro che quei muscoli Cristo non li aveva, diciamo, no? Anche se su alcuni crocifissi, insomma, è abbastanza pompato, no, lo rappresentano insomma come muscoli, diciamo. Bene, vedete, si parla anche di Gesù Cristo con me ogni tanto, come vedete si parla di tutto con piacere. Allora, nella vita, dice Federico, nella vita ho solo più 2 certezze, Natale il 25-12 e le voci storiche di Cavaliere dello Zodiaco. Sì, chiaro, finché abbiamo vita noi, finché siamo in salute, ci siamo, cioè io ci sono almeno, ecco. Quindi. Assolutamente sì. E sul discorso dei doppiatori del mondo d'oggi, praticamente tu ci hai già detto, no? Perché insomma tu dici che sono buoni doppiatori, sono bravi doppiatori. Ho visto alcuni commenti, quando ne parlavamo prima, molti non la pensano proprio così. Sembra Rosario abbia detto che ci sono molto gradassi, sono molto spocchiosi. Vabbè, ma questo, ma ragazzi, facciamo un mestiere che è anche quello, è anche fare il gradasso ogni tanto. E poi con i social che amplificano tutto, basta che uno dica una roba e già subito gli altri, te la tiri. No, non me la tiro, ho detto, posso dire questa roba? Ma te la tiri. Quindi basta poco per fare la figura del gradasso, anche se non lo sei, diciamo, no? Cioè è giusto essere soddisfatti delle proprie conquiste, dei propri progressi, della propria carriera che sta ingranando, e credo ai miei tempi non avevamo la possibilità di esternare questa soddisfazione, perché i social non esistevano ancora, non esisteva neanche internet, se in Italia perlomeno, no? E quindi sarei propenso a, come dire, tollerare quella apparente così, quell'apparente atteggiamento da gradasso che qualcuno può aver rilevato in qualche giovane collega. E un'altra cosa, proprio a proposito di questo, il cambiamento nel doppiaggio degli anni, cioè nel senso, è più facile o più difficile oggi doppiare rispetto al passato? Un po' ce l'hai detto prima, ma... Ma doppiare i cartoni o doppiare in generale? Doppiare l'animazione, sì, doppiare l'animazione. Ma doppiare l'animazione è sempre tecnicamente più difficile per il... No, ma ad oggi, rispetto, cioè, quando li facevi tu con il Cavaliere dello Zodiaco, se dovessi doppiare oggi, è più facile a parità d'esperienza? Sarebbe più facile o più difficile oggi farlo?
Ma diciamo che l'energia che avevo a 30 anni non è quella che ho adesso, per cui forse è più difficile adesso, diciamo. Altro da dire? No, su questo argomento direi... Ok, allora se vuoi chiedere qualcosa tu, Veronica, a Ivo? No, visto che... Ah, questa sì, questa è la mia. E volevo chiederti un sogno nel cassetto, se c'è, se lo hai realizzato o lo devi ancora realizzare? Beh, è una domanda molto personale, diciamo. Se vuoi rispondere o vuoi, diciamo, insomma, Ma diciamo che... Diciamo così, che poteva andare meglio per certe cose, ma poteva anche andare peggio. E quindi tutto sommato sono abbastanza soddisfatto. Ecco. Ok. Direi che... Okay. Perfetto. Allora, Ivo ha un sito e sì. Ha dei corsi. Esatto. Adesso magari lo vorrei far vedere il tuo sito, magari lo scrolliamo insieme, così se vuoi magari... Sì. Dirci qualcosa sul sito, su alcune parti, su alcune cose che fai, sicuramente interesserà. Allora, intanto, come vedete, già subito compare un piccolo banner che parla di dizione online, quindi dizione e fonetica e lettura espressiva e recitazione al microfono si possono anche approfondire online, non c'è bisogno di essere in presenza, per cui è una possibilità che è tra le mie offerte didattiche. Invece per il doppiaggio è chiaro che bisogna farlo in studio, qui in studio da me, perché non si può fare il doppiaggio online, diciamo. Ha più senso farlo in presenza. Quindi c'è il corso di dizione, il corso di dizione e doppiaggio, il corso di doppiaggio, poi... anche dizione più doppiaggio, l'ho già detta, doppiaggio e adattamento anche da solo, cioè volendo, e tra l'altro l'adattamento è anche un corso che si può fare online approfittando della condivisione dello schermo tramite Skype, per cui dizione e adattamento dialoghi si possono approfondire anche online, per il doppiaggio invece è meglio essere in presenza. Chiaramente per tutte le domande, contatti, chiaramente. Sappiate che sono praticamente esclusivamente lezioni individuali e quindi quello che pagate, diciamo, avete. Non condividete il tempo con nessuno, diciamo, quello che avete pagato l'avete e avete il docente, cioè io. Sempre a disposizione, insomma, a disposizione per tutta l'ora e mezza, insomma, che in genere durano gli incontri. Non condividete nulla con nessun altro, sono a vostra completa disposizione. E che docente, direi. Il docente lo faccio dal 95 in avanti, ecco, mettiamola così. Ho cominciato nell'81 e nell'83 a dire il vero, poi nell'85 è arrivato Mirko circa, quindi ho cominciato nell'83 come professionista a microfono e a insegnare ho cominciato qualche tempo dopo naturalmente. Quindi in radio inizierò nell'83 o prima? La radio di cui avevo parlato forse nell'intervista, no, quella era un'esperienza invece ancora precedente. Okay. Che mi è servita se non altro per capire che la mia voce anche non ancora esercitata, però insomma qualche cosa la diceva, oltre alle parole. E quindi poi ho insistito sul punto di forza che... Purtroppo non sono mai stati i begli occhi, ma è stata sempre la voce. Allora, qui ci dicono, ma escludendo i Cavalieri dello Zodiaco, qual è il tuo cartone preferito? Anche a questo Ivo ci ha risposto nell'intervista, abbiamo toccato un po' questo argomento, abbiamo fatto più o meno una domanda molto simile. Diceva in realtà quello che guardavi da bambino, ma da bambino non c'erano le cose giapponesi, quindi io da bambino... non vedevo l'ora che arrivassero nella trasmissione Super Gulp
prima era Gulp, poi è stata Super Gulp, se non ricordo male, i cartoni dell'Uomo Ragno e dei Fantastici 4, che erano i prodotti Marvel che già conoscevamo sui fumetti all'epoca, con la storica editoriale Corno di Milano, e non era ancora, non lo chiamavano ancora Spider-Man, lo traducevano Uomo Ragno, diciamo. Certo. E c'erano anche i Fantastici 4. Ogni tanto venivano mandati in onda questi cartoni ed erano quelli che aspettavo di più. Poi, vabbè, tutto il resto, tutte le cose Disney o Warner Bros., o, vabbè, insomma, le cose che sappiamo, è chiaro che me le sono beccate tutte, diciamo. Io mi ricordo questi cartoni animati dell'Uomo Ragno, mi ricordo che Peter Parker era molto simpatico, no? Scherzava sempre mentre faceva le azioni, e c'erano i cattivi principali che erano sempre il Dottor Destino e Misterio. Quindi mi ricordo sempre queste cose e le puntate erano bellissime. Il Dottor Destino era un grande personaggio, più nei Fantastici 4, diciamo, operava di più contro di loro, ma era veramente un personaggio molto carismatico. Sì. Sì, infatti spero che prima o poi anche lo facciano una trasposizione cinematografica degna. Degna. Quindi insomma mi fa piacere che Ivo sia... Ricordo... Scusate se ho audio doppio. Io ricordo che comunque Ivo aveva fatto anche Thor di Hulk. Sì, nel cartone di Hulk c'è un episodio in cui compare Thor e effettivamente l'ho fatto io. No, quindi... parliamo sempre appunto del cartone. Cartone è anche stato un titolo del tuono. Esatto, sono anche, ho avuto l'ebbrezza, per un attimo ho avuto l'ebbrezza del martello, diciamo. Del Mjolnir, mi pare che del sia. Mjolnir, esatto, strodegno. Allora, abbiamo messo il sito nei commenti di Ivo, quindi sì. Vi invitiamo tutti a, se siete interessati ai corsi di doppiaggio, naturalmente non è che dobbiamo dire Ivo è bravo, lo sappiamo tutti, se no non staremmo qua. Quindi potete... Diciamo per l'ABC sono attrezzato, insomma, per abbastanza bene, dai. Per comunicarlo a chiunque, quindi... Perfetto. E quindi contattatelo e poi beh, al suo profilo su Facebook, insomma, lui è stato molto disponibile, sì, è sempre disponibile, è molto carino, è una persona affabile e affascinante, perché io ti devo dire che noi facciamo le dirette di solito e le facciamo di un'oretta... però siamo distrutti, sì, certo. Io adesso compierei andare avanti fino alle 5 di notte, visto che tu hai una vita, e mezza, esatto. Sì, diciamo una vita, la stanchezza scompare in questo momento. Una cena che mi aspetta ancora. Sì, no, infatti, no, scusami se ci siamo dilungati, ma... Sono stato anch'io al gioco, in realtà pensavo sarebbe durata meno, era stata anche concordata più breve. Anche noi, esatto. Un quarto d'ora, però poi alla fine... Il pubblico ci stava, le domande erano interessanti, insomma, per cui mi sono trovato benissimo e quindi sono rimasto fino a quest'ora. Beh, ecco, per esempio, Antonio dice, dillo a me che alla mezza vado a lavorare, cioè è rimasto qua che perché voleva sentirti. Quindi io ti sono grato tantissimo, veramente. Tutti noi siamo grati dello staff di Pesce tantissimo. Io spero di poter ripetere con te delle cose, magari insomma anche quando ricominceremo a vivere in maniera normale, insomma. Certo. A vivere, esatto. Quindi spero di poterci incontrare, poter parlare, magari fare un'intervista anche davanti a con un video fatto bene con le videocamere, quindi spero prima o poi di poterlo fare. Okay. È stato un piacere, spero di rimanere in contatto noi con te. Sì, io sono sempre qui, cioè sono sempre sui social, ci sono tutti i giorni, quindi... chi mi vuole mi cerca, mi trova. Di solito trovarmi è l'ultimo dei problemi, diciamo. Esatto, no, è disponibile. Noi ci ha risposto che era agosto, praticamente. Esatto, quindi noi siamo stati il 18 agosto, quindi insomma. Sì. Ci abbiamo provato così ed è stata una risposta positiva, insomma, da parte tua, e questo ci ha fatto immensamente piacere, quindi siamo davvero onorati. Grazie Ivo. Grazie a voi, grazie al vostro pubblico. A presto uscirà l'intervista. Grazie mille. Ci aspettiamo come sempre una massima condivisione da parte vostra, da tutti i nostri fan, e la pubblicheremo ovunque sul nostro canale YouTube e ovviamente
anche Ivo farà lo dato che è il stesso. protagonista dell'intervista. Ok, Allora, ringrazio d'accordo. tutti quelli che hanno partecipato. Ivo, se puoi rimanere un secondo con noi quando chiudiamo la diretta, così ti Sì. salutiamo. E grazie a tutti voi che avete partecipato così massivamente. Grazie di Grazie tutto. della presenza, ragazzi. E noi con voi ci vediamo nella prossima live. E salutiamo Ivo. E voi salutate Ivo, noi lo salutiamo Noi per conto salutiamo. nostro. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Grazie ragazzi, siete Ciao a fantastici. tutti. Ciao. Grazie, ciao.